Ciao a tutti ragazzi e come al solito sono Franky ed oggi sono qua per questa nuova puntata di Frank Curiosi, la serie che ogni settimana vi incuriosisce. E siamo ritornati molto più carichi e fiammeggianti che mai per questa nuova edizione. Insomma, è tempo di parlare di un sacco di curiosità e oggi infatti parleremo di 10 curiosità su Google. La prima curiosità parla della funzione forse cercavi. Bene, quando è stata introdotta il traffico di Google è raddoppiato letteralmente. La seconda curiosità parla dei doodle, non Google, doodle, sì, con la D. Comunque sia, questi doodle non sono altro che delle variazioni del logo stesso di Google, che però hanno una particolarità, possono essere interattivi oppure possono essere semplicemente delle cose artistiche molto belle e simpatiche che troviamo in occasione di determinati giorni, magari anche delle festività. Bene, ciò che magari non sapete è che il primissimo doodle è stato introdotto nel 1998 in occasione del Burning Man Festival in Nevada. Ed è questa è la foto del coso. Come primo doodle ci poteva pure stare, non è niente di che, però. Terza curiosità invece parla del pesce d'aprile di Google, perché ogni anno a partire dal 2000 Google ha deciso che ogni primo d'aprile introduceva delle peculiarità che dovevano prendere in giro tutti. Tra le più recenti ad esempio c'è stata l'invenzione di quel dispositivo della Google che permetteva di cercare le cose tramite gli olfatti, oppure altre che invece mettevano delle mappe dei pirati all'interno di Google. Insomma, ogni anno si divertono sti mascalzoni. Dalla sua nascita Google ha avuto diversi loghi. Quello più recente, che è stato fatto praticamente fino a pochi giorni fa, era stato fatto da Ruth Cader, un brasiliano che a quanto pare aveva fatto il logo. Mentre adesso quello più recente è stato realizzato in armonia, diciamo così, con il nuovo sistema di Alphabet. Infatti, per chi non lo sapesse, questa è una postilla extra proprio. Google d'ora in avanti non è più Google, o meglio, Google è come se non fosse più il fulcro di tutto, ma una sottocategoria del grandissimo mondo di Alphabet. Già, perché se non lo sapeste, Alphabet è diventato praticamente il nuovo Google, dove ogni lettera starà per un loro servizio e in questo caso fino adesso la G starà per Google. Nel 2006 nel dizionario inglese è stato introdotto per la prima volta il verbo googlare, ovvero to Google, che appunto sta tradotto in italiano proprio per cercare qualcosa su Google. Naturalmente in italiano è scorrettissimo, quindi se lo provate a usare in un tema in italiano vi trinciano direttamente. Quando si è un nuovo impiegato di Google si viene definiti come Noogler ed è abbastanza famoso e più che altro voci di corridoio, si dice che appunto lavorare a Google sia una fra le cose migliori del mondo. Ragazzi, Google, sto arrivando! Il 50% delle ricerche che vengono fatte su Wikipedia proviene da Google. Il 99% dei guadagni di Google proviene dalle pubblicità, tant'è che infatti nel 2013 hanno iniziato a segnare uno dei tanti record, ovvero 44 miliardi di euro. Nella sua prima versione Google riusciva ad analizzare 50 pagine web al secondo. Sapete adesso quante? 1 milione. E come ultima curiosità, provate ad andare su Google e scrivere tilt e vedete che cosa succede. Queste ragazzi erano 10 curiosità su Google. Io spero che vi sia piaciuta questa puntata di Frank Curiosity, la serie che ogni venerdì vi incuriosisce. Mi raccomando, lasciate un mi piace per supportare la serie. Cerchiamo di superare almeno 100 mi piace per questo ritorno incredibile di Frank Curiosity. E andiamo sempre avanti perché, mi raccomando, cioè, no, si sa che l'importante è andare avanti. Mi raccomando, commentate qua sotto facendomi sapere se qualcuna di queste curiosità voi già la sapevate oppure sono state tutte particolarità incredibili che magari avete voluto approfondire, ma così tanto per. Questo è tutto, noi ci vediamo domani alle 13:30 con un nuovo video. Come sempre, dritto per dritto.